questa puntata, seconda variazione di bilancio approvata a maggioranza. A Certaldo torna Boccaccesca. Madonna del Rosario a Castiglion Fibocchi. Approvata a maggioranza la seconda variazione di bilancio. Hanno votato a favore PD e Italia Viva. Contrari, Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. La variazione di bilancio si sostanzia essenzialmente in tre punti. Da una parte il riassorbimento da parte del bilancio della Regione di quelli che sono gli oneri attualmente in carico ai bilanci delle aziende sanitarie per quanto riguarda gli investimenti, così come indicato e richiesto anche dalla Corte dei Conti. Quindi andiamo verso una formula virtuosa nell'attribuzione appunto del debito relativo agli investimenti nel posto giusto. Dall'altro abbiamo in questa variazione un'anticipazione di tante risorse destinate alla cultura, sia per quanto riguarda la formulazione dei bandi rivolti poi alle imprese culturali, alle piccole cooperative che danno anche tanta e buona occupazione, e poi i contributi rivolti anche ai soggetti culturali che solitamente venivano destinati a fine anno. Quindi questa anticipazione è sicuramente un'anticipazione che li mette in condizioni di lavorare meglio. E poi ci sono tanti interventi di carattere puntuale che raccolgono le esigenze di tanti comuni per quanto riguarda investimenti in vari campi, soprattutto i piccoli comuni della Toscana diffusa che sarebbero in grossa difficoltà per poter terminare magari i lavori di una ristrutturazione di una sede comunale o di una casa di riposo, oppure per intervenire sulla viabilità, perché sappiamo che soprattutto i piccoli comuni sono in grande difficoltà e la Regione in questo modo cerca di essere al suo fianco. Si è trattato di una discussione molto articolata perché in un unico intervento abbiamo dovuto condensare un giudizio su quattro provvedimenti, due di carattere programmatorio e gli altri due invece legati al bilancio 2024. In particolar modo la variazione si riferisce a tantissimi interventi puntuali sui quali è difficile dire di no per ogni singola questione, ma è chiaro che il Presidente Gianni ormai ha iniziato la sua campagna elettorale e la sostiene con interventi mirati soprattutto a favore di amministrazioni di un certo indirizzo politico. L'unico intervento secondo noi veramente urgente e necessario era ed è l'intervento per la laguna di Orbetello a sostegno del comune, perché lì si è verificata una situazione di vero e proprio disastro ambientale che ha richiesto misure eccezionali. Per quanto riguarda la programmazione invece si naviga a vista, non si tiene conto per noi a sufficienza del complesso e preoccupante quadro economico internazionale derivante dai conflitti che si stanno purtroppo incrementando soprattutto nel Medio Oriente e di quanto questi incidano sull'economia reale della Toscana. Ci sono settori che sono in grande difficoltà e che hanno bisogno, avrebbero bisogno di una guida forte da parte della Regione per programmare i propri investimenti e per superare questo periodo di crisi temporanea. In realtà si assiste al vivere giorno per giorno e a documenti di programmazione che arrivano all'attenzione del Consiglio con grande ritardo rispetto ai tempi dovuti e che impediscono quindi di fare una discussione e soprattutto riflessioni serie molto più articolate. È il caso, in ultimo, delle aziende partecipate. Assistiamo nuovamente allo spostamento in avanti dei termini per la soluzione definitiva per Firenze Fiera, per Fili Toscana, per Sviluppo Toscana, tutte situazioni che attengono direttamente all'economia regionale, perché si tratta di società che in qualche modo incidono nella carne viva delle nostre imprese e questo per noi è un elemento molto negativo. La variazione di bilancio non fa altro, come in altre circostanze, che continuare a elargire delle somme laddove si deve correre ai ripari per disagi, problemi, questioni riguardanti comuni, sicuramente meritevoli, ma la variazione, così come il documento economico-finanziario nel complesso, continuano ancora a distanza di anni a mancare di una loro coerenza interna e di una sistematicità e soprattutto non fanno vedere quella che dovrebbe essere una visione della Toscana
italiana che va al dopo 2025, perché dobbiamo ricordare che stiamo andando verso la fine della legislatura. Così come è cominciata in maniera estremamente caotica, così sta proseguendo. E secondo noi non è questo il modo migliore per riuscire a governare la Toscana, una regione in generale, in una situazione anche di governo nazionale molto carente nelle risorse, in cui le risorse ci sono perché la Toscana le ha, sono 13 miliardi di bilancio complessivi, molti dei quali finiscono in rivoli, perdite, sprechi, che in qualche modo non devono essere razionalizzati, ma meglio investiti. Alcuni esempi, per esempio, sono delle fondazioni o alcuni centri che negli anni hanno assorbito tantissimo denaro e che nel corso degli anni comunque sia ne hanno continuati a richiedere, pur non riuscendo a saldare quello, a arrivare a un saldo positivo del proprio bilancio. Un'altra cosa che ci ha detto la Corte dei Conti è di quanto le partecipate della Regione Toscana siano completamente fuori del controllo dell'ente. Ecco, lì vanno a finire molte risorse. Questi sono dei motivi per cui la situazione del bilancio e degli investimenti in sanità soprattutto è estremamente a rischio in tutta la Regione. Sì, un atto importante che consolida il bilancio della Regione Toscana nel 2024, che porta i conti in equilibrio, che dà alcune risposte importanti ai comuni toscani in maniera diffusa, ma che soprattutto mette in equilibrio le risorse. È evidente che collegandosi a questo c'è il DEF, sul quale noi continuiamo una battaglia di principio, quella di ridurre le tasse ai cittadini toscani. Tel Aviv non è stata mai favorevole ad aumenti di tasse, ha ragione sul fatto che le risorse le devono pagare le aziende farmaceutiche, c'è il payback, la legge è cogente, la Corte Costituzionale ha dato ragione alla nostra battaglia politica. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane venga fatta questa riduzione delle tasse, venga scritto in bilancio quelle risorse che necessitano e che come tale i cittadini toscani trovino un alleggerimento della loro pressione fiscale e chi di dovere paghi quello che deve alla nostra regione. In questo caso il governo deve assumersi la propria responsabilità nel garantire le regioni del credito del quale, le quali hanno diritto di riscuotere. Indubbiamente si tratta di una manovra debole, frutto di una maggioranza debole che non riesce a prendere delle decisioni importanti proiettate verso il futuro, perché evidentemente divisa al suo interno. Non solo sta naufragando il campo largo, ma la verità è che all'interno del PD ci sono più anime e questo non può che portare a dei provvedimenti soltanto puntuali sui territori. Si pensa al singolo comune, si pensa alla singola parrocchia addirittura, al singolo teatro. Non si pensa però alla Regione Toscana e non c'è un'idea verso il futuro. Noi la nostra idea l'abbiamo sempre manifestata in questi anni. È l'idea di una Toscana che non sia soltanto un mega villaggio turistico. Certo, la Toscana ha dei numeri importanti in materia turistica e bisogna fare un'adeguata promozione del nostro territorio, ma non si può e non si deve vivere di solo turismo, anche perché il lavoro che è legato al turismo è un lavoro stagionale. Noi abbiamo necessità di sostenere convintamente la nostra tradizione manifatturiera e invece vediamo che siamo in difficoltà specialmente in certi settori, come la moda, il cuoio, la pelletteria, le calzature. E riteniamo che invece settori come l'alimentare, l'energia, l'alta tecnologia debbano essere strategici e che dobbiamo investire per non essere totalmente dipendenti, per esempio, in campo energetico. E abbiamo necessità di individuare un'idea di Toscana che possa veramente rappresentare una capacità di affrontare le sfide. La situazione è difficile, soprattutto in ambito internazionale. I fatti degli ultimi giorni ci preoccupano anche proprio per l'andamento economico. Consideriamo che quello che sta succedendo in Medio Oriente e che inevitabilmente avrà delle ripercussioni sul canale di Suez e sul passaggio delle merci attraverso il canale di Suez è sicuramente preoccupante e noi dobbiamo essere molto attenti quando portiamo avanti il nostro compito. Quindi una Toscana che deve riprendere veramente la strada di essere indipendente. Quanto è importante la parola indipendenza, autonomia, cercare di tenere forte le nostre tradizioni. Dal 10 al 13 ottobre a Certaldo, in provincia di Firenze, torna Boccaccesca, la celebre rassegna enogastronomica chiaramente dedicata a Giovanni Boccaccio, scrittore e poeta toscano cui Certaldo ha dato i natali.
Boccacesca è una di quelle iniziative che ormai da 26 anni fanno più bella la nostra regione. Boccacesca è un augurio, un invito a vivere un buon autunno da parte di tutta Certaldo. È un po' la rappresentazione attraverso il cibo dell'identità culturale di un territorio. È un lavoro portato avanti da tanti anni con impegno, passione e dedizione. Una di quelle iniziative che è cresciuta con il tempo e che già innovava 26 anni fa. Era qualcosa di unico, di diverso. Oggi ci sono tante iniziative che provano a replicare Boccacesca, ma la bellezza di Certaldo, la sua capacità di saper attirare turisti da tutto il mondo, rende ancora più bella questa iniziativa. Buona Boccacesca a tutti. Perché venire a Boccacesca non solo, e lo dico da padrone di casa, quindi mi si scuserà se faccio e comunque considero un panorama più ampio di Boccacesca. Si viene a Boccacesca senz'altro perché c'è questa offerta enogastronomica, però venire a Boccacesca significa anche venire a Certaldo, venire in un paese che è inquadrato bellissimo di suo all'interno della Valdelsa, che a mio avviso merita di essere valorizzata molto di più da un punto di vista turistico rispetto all'attuale valorizzazione, tant'è vero. Uno dei miei punti cardine del programma è quello proprio di portare avanti un discorso di questo genere. Quindi il Comune di Certaldo sponsorizza Boccacesca proprio perché Boccacesca è un modo di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del Comune. Allora, il nuovo è la musica, lo spettacolo per le strade, quindi ogni visitatore potrà gioire non solo degli odori, dei sapori, di tutto quello che è il cibo, ma anche proprio la musica, la vista, quindi questo nuovo, questo collegare il bello non solo del cibo e del vino, ma anche con quello che è spettacolo, è il nuovo, quindi questo connubio sicuramente sarà vincente. Tutto pronto a Castiglion Fibocchi, nella provincia di Arezzo, per la festa della Madonna del Rosario, che si terrà nel fine settimana fino al 7 ottobre. È la festa della Madonna del Rosario, che si articolerà in tre giornate fino ai fuochi d'artificio alle 22 di lunedì 7. Vedrà in questi giorni una serie di eventi che meritano l'attenzione. Innanzitutto la presentazione di una pubblicazione di immagini Castiglion Fibocchi dei nostri nonni e dei nostri genitori, che ha avuto il patrocinio del Consiglio regionale della Toscana. Il giorno a seguire la fiera del bestiame, che richiama l'attenzione su un tema, quello dei nostri allevamenti, che devono essere tutelati, devono essere promossi, devono essere sostenuti, e questo lo diciamo coerentemente perché la Regione Toscana è vicina a questi allevatori. E poi proseguirà con tutti gli stand gastronomici, con veramente tutte le iniziative belle che si svolgono nel borgo di Castiglion Fibocchi, un borgo della bellezza unica e che ho il piacere di ospitare ancora una volta l'amministrazione comunale. Festa della Madonna del Rosario, una festa religiosa, ma è la festa del nostro paese, nel nostro borgo di Castiglion Fibocchi. Con grande piacere, per la prima volta quest'anno siamo qui in Consiglio regionale, grazie al vicepresidente Marco Casucci che ci ha ospitato, all'intero Consiglio, per presentare le nostre iniziative. Siamo un piccolo borgo, le difficoltà sono tante, soprattutto nell'organizzare questo tipo di manifestazioni. Il ringraziamento principale dell'amministrazione va a tutte le associazioni, tutti i volontari che sono coinvolti nella manifestazione. Saranno tre giorni importanti, partiranno sabato 5 con le prime iniziative, con la presentazione di un libro che ha avuto anche ovviamente l'appoggio, il contributo e anche la prefazione del Presidente della Regione. Poi ci sarà la fiera classica di domenica, la rievocazione dell'antica fiera del bestiame all'interno del nostro comune, e si concluderà la festa con il lunedì, nel primo pomeriggio, le corse ciclistiche che partiranno da Rondine, Cittadella della Pace, poi per finire con lo spettacolo pirotecnico della sera.